passaggio di consegne ufficiali per la fiera antiquaria. Come annunciato dall'associazione che si scioglie, tutto passa al comune di Arezzo. Da un emozionato Paolo Nicchi, che ne è stato presidente per 8 anni, ad un sindaco Fanfani, che all'inizio degli anni 2000 stava per diventarne presidente. È stata un'esperienza importante, l'associazione Fiera si è sciolta per le ragioni che avete saputo e la gestione oggi passa direttamente da domani all'amministrazione comunale. Lasciamo una fiera importante, forte, ancora nonostante le difficoltà economiche, e ringrazio il sindaco a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione per averci fatto questa bellissima esperienza. Oggi più che sogni sono problemi, nel senso che bisogna far di tutto perché questo grande patrimonio che è la Fiera Antiquaria, che dà tante opportunità ai nostri imprenditori, si rafforzi sempre di più. Questo si deve fare investendoci tanti soldi. Lo spontaneismo che portò la Fiera Antiquaria come unica in Italia a costituirsi, a crescere, oggi non sarebbe più possibile. Oggi sono tutte iniziative economiche che vanno strutturate a partire da una grossa attività di marketing, e tutto questo comporta ovviamente grandi investimenti, ci stiamo lavorando. Ormai è storica questa fiera, è la più bella d'Italia, ci hanno provato a copiare in tanti, è la fiera più bella certamente d'Italia, è la più strutturata, è ormai conosciuta, ma bisogna farla conoscere in tutto il mondo e soprattutto bisogna creare le condizioni perché tutti i turisti che gravitano nel centro Italia durante il periodo, i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, abbiano la possibilità di conoscere l'esistenza della fiera e anche le condizioni per poterci venire.